Quinta edizione della Festa dell'Uva di Torrice, un evento organizzato dall'Associazione Culturale I Viandanti e patrocinato dal Comune di Torrice. Due giorni di canti, balli e musica popolare, in un appuntamento che esalta le antiche tradizioni, i piatti tipici locali, oltre 30 le pietanze cucinate dalle massaie locali e soprattutto il buon vino. Un visitatore che non è di Torrice ha sintetizzato benissimo quello che è, diciamo così, lo spirito con il quale noi organizziamo queste manifestazioni, in questo caso insieme ai viandanti. Mi ha detto poco fa, a Torrice organizzate molto con poco, e direi che ha sintetizzato veramente benissimo quella che è la riuscita, la grande riuscita di questa manifestazione, che ormai sono anni, insomma, che si ripete sul nostro territorio e della quale siamo estremamente soddisfatti. Io vorrei complimentarmi con tutte quante le contrade hanno preparato migliaia di piatti, fettuccine, gnocchi, salsicce, c'è praticamente di tutto. E la gente è veramente entusiasta, è veramente contenta. Questa è una manifestazione enogastronomica che veramente si è affermata a livello provinciale, così come le altre manifestazioni enogastronomiche che facciamo durante l'estate con la Prologo. Questa la organizziamo in collaborazione con i viandanti, quella di fine estate invece l'abbiamo organizzata con la Prologo, ma hanno avuto veramente uno straordinario successo entrambe, e di questo sono veramente molto molto soddisfatto. Vorrei ringraziare ovviamente l'Associazione dei Viandanti, tutti quanti i componenti, tutte le contrade che hanno organizzato questa bellissima manifestazione. Vorrei ringraziare anche le forze dell'ordine, i carabinieri, il comandante Fiorillo, la polizia locale, la protezione civile, tutti quanti i volontari che hanno collaborato all'ottima riuscita di questo evento, che ripeto è diventato un punto di riferimento enogastronomico a livello provinciale. Quindi ottimo, ottimo risultato, complimenti a tutti quanti. Ovviamente vanno anche i complimenti a tutti gli amministratori che collaborano con tutte le associazioni locali, in questo caso con i viandanti, hanno collaborato con la Prologo e con tutte le altre realtà del territorio. Grazie veramente a tutti. Festa dell'Uva di Torrice è un momento di grande condivisione che unisce l'intera comunità. Tanti sono infatti gli emigrati che scelgono proprio questo appuntamento per tornare a casa, riabbracciare i vecchi amici e riassaporare, almeno per qualche giorno, i sapori locali. E sono qui appositamente invitato dal sindaco a partecipare a questa manifestazione stupenda. Veramente non ho parole per descrivere come mi sento emozionato, e sono molto contento. Con me ci troviamo con altri amici canadesi, che ormai questa festa dell'uva è conosciuta nel Nord America, in America, negli Stati Uniti, e tutti ne parlano e tutti vogliono presentarsi anno per anno. Ci parliamo tra di noi, ci andiamo e non andiamo, io ci sto. Allora io ho partecipato anche l'anno scorso, ne sono rimasto entusiasta della manifestazione. L'accoglienza è un'accoglienza fenomenale e non ho potuto ritornare, e prevedo che negli anni a venire ci sarò più spesso, cerco di tornare spesso. Sai, quando uno abita tanto lontano non è tanto facile, no? Comunque io rappresento non li voglio chiamare emigrati, tutti i torriciani all'estero, sia dal Canada, dagli Stati Uniti, che hanno, loro mi chiamano e mi dicono saluta il paese, saluta il sindaco, saluta la gente di Torrice, e io adesso saluto tutti indistintamente qui presenti. Vengo da Toronto, ma sono nato a Torrice, esattamente ai Bottoni, e manco qua da 56 anni, cioè sono emigrato 56 anni fa,
ma ogni tanto vengo a fare una passeggiata al paese nostro dove sono nato e che è un orgoglio per noi. Specialmente ringrazio il sindaco qua, Alfonso Sant'Angelo, che ci ha invitato, ci ha ospitato il 14, è un grandissimo uomo. E sono qua alla festa della vendemmia, che io è la prima volta che vengo qua a vedere una cosa del genere, una cosa fantastica, e che io tutto mi aspettavo, ma non di vedere una cosa così bella. Per noi turiciani è un onore. Voglio salutare tutti i turiciani, i sociali di Toronto. Io faccio parte del club di Torrice, il club sociale di Toronto. Allora ci mando un saluto a tutti quanti e dovrebbero venire anche loro qua a vedere cos'è questa festa, e che è bellissima, è una cosa fantastica. La festa dell'uva di Torrice nasce negli anni 70 e oltre 50 anni dopo si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile. La sagra dell'uva a Torrice ha avuto inizio nel 1977 e insieme si è costituito il gruppo folcloristico I Fili delle Gioie. Fino al 1988 si è tenuta la sagra dell'uva, quindi la 12ª edizione nel 1988. Adesso i ragazzi dell'associazione I Viandanti sono 5 anni che l'hanno ripresa e quindi vanno elogiati. E questa è la 5ª edizione, sommata ai 12 ex, diciamo, di una volta, è la 17ª sagra dell'uva torriciana.